Fermezza in massima trasparenza. Cosimo Sibilia attende il primo verdetto, quello del giudice sportivo, sul caso dell'insulto razzista che vede coinvolto l'arbitro Francesco Pagliarulo, accusato da Gueye Assdia, portiere senegalese del Serino Calcio. L'episodio, se confermato, è un episodio grave, ma ci deve essere la conferma, e bene ha fatto il commissario straordinario del Comitato Regionale Campania a invitare la Procura federale a fare luce sul provvedimento. Nel frattempo ci sarà il giudice sportivo, che anche egli è chiamato a dare una prima impressione, con una decisione che dovrebbe venire tra oggi e domani, quindi uscire sul comunicato ufficiale poi di giovedì. Da una parte c'è quanto dichiarato da Dia, dall'altra l'accusa respinta con forza dal direttore di gara Irpino. Ci sono due tesi contrapposte, e quindi c'è la necessità che un organismo terzo possa fare chiarezza sull'episodio. Quindi insomma non si può far altro che attendere una pronuncia, che io mi rendo conto è un fatto che ha destato scalpore, ha avuto l'interesse dei media nazionali. Dobbiamo essere tutti quanti convinti che per capire bene tutto quello che si è verificato c'è bisogno di approfondimenti che devono essere fatti da organismi, come dicevo prima, preposti. Il caso scoppiato in Irpinia si inserisce in un nuovo ciclo avviato dalla federazione in tema di sicurezza e di lotta alla discriminazione. Ci sono già le condizioni per poter procedere, però insomma ci sarà un'ulteriore riflessione in Consiglio federale domani.